Salve a tutti o bentornati sulla nostra rubrica dedicata al mondo della miscelazione. Se per te è la prima volta che ti affacci sul nostro canale, ti invito all'iscrizione per non perdere i nostri prossimi video e nel frattempo potrai dare uno sguardo a quelli precedenti. Trasmettiamo tutto ciò che vedi dalla Bar Brothers Academy ed io sono Simone Gaudio. Andiamo a parlare del nostro cocktail. Il suo nome è Boulevardier. È stato ideato dal barman dell'Harris Bar di Parigi. È stato dedicato a uno scrittore e redattore del famoso mensile di moda che aveva proprio questo nome, Boulevardier, nel 1927. Qualcuno dice anche in alternativa al Negroni, perché vedremo che questo drink somiglia molto, ma molto al nostro storico cocktail. Il nostro drink viene preparato da molti bartenders in throwing, però la ricetta, che è codificata IBA nei pre-dinner, viene consigliata come preparazione nel mixing glass, miscelato e poi filtrato in una coppa da cocktail dove poi il ghiaccio non sarà presente. Il consiglio esiste proprio per il fatto che questo drink ha bisogno di essere monitorato a livello di diluizione del ghiaccio. Molti clienti che lo richiedono preferiscono questo Boulevardier, questo drink aperitivo, ripeto, strong, in un bicchiere old fashioned con la presenza del ghiaccio, quindi on the rocks. Adesso ne abbiamo parlato abbastanza, il mio consiglio è sempre quello di fare delle ricerche sulla vera storia del cocktail, anche se quella che vi ho raccontato sembra quella più attendibile. Andiamolo a preparare. Eccoci qua, abbiamo scelto il nostro bicchiere, lo andiamo a raffreddare, lo teniamo da parte e poi andiamo a prendere la nostra attrezzatura. Un mixing glass e lo andiamo a raffreddare con il nostro bar spoon. Quando sentite le pareti del nostro contenitore fredde, ecco qua, è ben raffreddato, quindi andiamo a levar via il ghiaccio. Possiamo preparare direttamente senza ghiaccio il nostro cocktail all'interno del mixing glass e aggiungerlo in un secondo momento, oppure possiamo andare a mettere del ghiaccio e andare a versare sopra. Io preferisco adesso andare a versare gli ingredienti e mettere il nostro ghiaccio in un secondo momento. Andiamo a parlare proprio di loro. Il primo prodotto che andremo ad usare è il rye whisky, che è il whisky americano di segale. Alcuni dicono che sia un po' troppo aromatico e dolce per quello che si può dire dolce un whisky, ma preferiscono lo scotch. Comunque è nato con il rye whisky e noi lo faremo con il rye whisky. Andiamo a metterne quanto? Un'oncia e mezza, quindi 4,5 cl, 45 ml. Eccoci qua. Ok, fatto questo, il secondo prodotto che andiamo a prendere è il vermouth dolce, vermouth rosso, made in Italy, rigorosamente, un'oncia, quindi 3 cl, quindi 30 ml. L'ultimo prodotto che andiamo ad inserire è il bitter, sempre un'oncia, quindi 3 cl, 30 ml. Fatto questo, possiamo andare ad inserire il nostro ghiaccio. E a giocare un po' con la diluizione. A seconda della forza alcolica che volete dare al vostro drink, vi regolate per quanto tempo dobbiamo stare a stirrare, quindi a mescolare. Può andare già bene. Prendiamo il nostro strainer, prendiamo il nostro bicchiere, leviamo via il ghiaccio, lo scoliamo bene e andiamo a versarci dentro. Ultimo tocco, la nostra decorazione, la nostra garnish, che può essere
uno zest d'arancia, come consiglia la ricetta originale. Quindi andiamo a far cadere degli oli essenziali dell'arancia sul bordo del bicchiere e sul drink. Possiamo anche passarlo così. Ok, e poi lasciare il bicchiere bello nudo se è ben presentabile, oppure prevedere una piccola decorazione senza esagerare con un baffo di arancia. Bene, il nostro drink è pronto, il nostro boulevardier. Non mi resta che consigliare sempre un bere responsabile e salutarci con il nostro solito buon boulevardier a tutti e enjoy!